Ecco, tanti vescovi, addirittura la Repubblica
E quindi ne trae la spunta per la propria vicinanza alla Repubblica. C'era chi si preoccupava di evitare ulteriore spargimento di sangue, c'era chi era stato ed era troppo sensibile alla propaganda giansenista, troppo diffusa anche nel sud continentale. Non ce lo scordiamo che pochi anni prima il giansenismo, dottrina condannata, voglio dire, con i generosi, eccetera. Ma pochi anni prima il giansenismo aveva tenuto un appuntamento fondamentale, parliamo dell'86, quindi 13 anni prima, un appuntamento fondamentale a Pistoia con il vescovo De Ricci, no? Scipione De Ricci. Ora, quando si pensa a Pistoia, uno dice: vabbè, ma quella è una cittadina di provincia, conterà più o meno quanto è la Pistola. Non è affatto così, perché i lavori di di quel sinodo giansenista ebbero un impatto pauroso in tutto il mondo cristiano. A Livorno, a un certo punto, 18.000 documenti riportati atti di quel conto, di quel sinodo, partirono per le Americhe. Naturalmente oggi 18.000 sono abbastanza, ma per l'epoca erano un numero enorme. Giusto per dire che quel sinodo, poi condannato con il documento pontificio del 94, la volta dei Consigli, quel sinodo avrebbe un impatto enorme. C'era già, e fu rafforzato negli ultimi anni, anche un giansenismo meridionale. E naturalmente questa è la problematica, ma definiamola un giansenismo. Ora non c'è, come dire, la possibilità di scendere nei particolari, ma una cosa è certa è che personalità come Conforti, come Serrano, no? Ce lo ricordiamo, no? All'indomani del terremoto terribile che colpisce la Calabria, fondare Filadelfia, no? È fondata con le chiese girate, perché la chiesa non si doveva impicciare, no, naturalmente. Quindi, insomma, anche l'architettura e l'urbanistica, che poi qui è un discorso soprattutto urbanistico, risente di tutto questo milieu, di tutta questa, costruzione. Per cui tutto questo però non ci impedisce di cogliere, al di sotto della superficie, l'essenziale che muove e motiva la superficie stessa. E tra l'essenziale c'è sicuramente questo, voglio dire, la volontà di colpire al cuore la religione cattolica. E bisogna stare attenti, perché qui c'è un problema, no? Che spesso distrae. Bisogna stare attenti a non lasciarsi distrarre o sviare, pensando a delle considerazioni che possono essere o di semplice simpatia che certi personaggi riescono a riscuotere, o derivanti magari da un linguaggio. Sul tema del linguaggio, anche di recente il professor Imbruglia, prestigioso accademico dell'Orientale, ha avuto parole che poi naturalmente vi leggerò. Prendiamo uno che suscitava simpatia in genere. Chi era costui? Era Championnet, esattamente quello che guidava le truppe francesi nell'assalto contro Napoli. Championnet, una volta conquistata la città, riesce a conquistare anche le simpatie di tanti, a partire dall'aiutante reale di Ruffo, il marchese Malaspina. Quando il cardinale Ruffo parte, il re Ferdinando IV gli mette a fianco, potrei anche dire a Calcagna, per vedere che avrebbe fatto naturalmente, ma diciamo gli mette a fianco proprio il marchese Malaspina, che poi scriverà un'opera importante che dovrebbe essere ripubblicata a Dio piacendo, non si sa quando. Allora, il marchese Malaspina, che lo descrive in termini fortemente elogiativi, chi da vicino trattò Championnet dice che il suo contegno e dei suoi ufficiali fu decente e decoroso, o finzione o naturale carattere. Perché qui la finzione, la dissimulazione, la mistificazione nella Repubblica napoletana, quindi in queste vicende del 799, ha una funzione essenziale. Championnet, continua Malaspina, era dotato dalla natura di esteriori attraenti requisiti. Ostentava nel suo discorso e nelle sue maniere un carattere
dolcezza che manifestava con buona educazione, infine acquistò l'affetto generale. L'apprezzamento positivo più noto dell'eroismo dei Lazzari, civile, proprio da Champion Day, non ci viene dalla parte della verità. Questo è strano, insomma, potrebbe essere strano, ma è così. Ecco, continua alla spina. Si portò subito alla cappella di San Gennaro e lasciò al santo una collana e la fascia tricolorata davanti all'arcivescovo. Si fece dire, attenzione a questo punto, si fece dire, cioè la spina non se la beve, si fece dire che il sangue che si espose, anche se di cui facesse in quell'occasione, alla combinazione singolare si fu che il Vesuvio fece fuoco all'entrata dei francesi in Napoli. Ecco, e così finisce questa citazione di Malaspina. Proprio Champion Day, però, ecco, il quale il 23 gennaio pubblica quel suo manifesto, che insomma non è che sì, è vero, si presenta con doni affabili, liberatori, ma attenzione a non scattare, perché poi non scatta naturalmente la reazione, quindi Champion Day è un momento assoluto. Sa alternare ovviamente la durezza del generale con la affabilità che tutti gli riconoscono. Ci lasceremo ingannare dallo Champion Day? Effettivamente, ecco, di recente c'è stata, qualche anno fa c'è stata una polemica a proposito dell'area Champion Day degli scavi di Pompei, perché noi abbiamo questa bella abitudine di intitolare le nostre cose a chi ci ha martirizzati, ma voglio dire, siamo fatti così. E chi sposò la causa di Champion Day, ricordo soprattutto poi il suo contrasto con Freyburg e così via, tutto vero per carità, ma non è che Champion Day avesse la mano tenda nei confronti dei dissidenti. In merito a ciò che ci interessa, non serve, a fine di ravvisare una politica di tolleranza, sostenere che nel regno di Napoli l'alto clero adottò un atteggiamento piuttosto diverso rispetto a quello francese, che così Champion Day abbia riconosciuto il valore dei Lazzari e magari abbia deciso quale prima mossa di vedere se San Gennaro approvava o meno, è chiaro che qui c'è qualcosa che non torna, approvava o meno la nuova situazione politico-militare. Lo fece dire che San Gennaro aveva approvato. Egli stesso d'altra parte, probabilmente niente. Il fatto è che ci troviamo dinanzi ad una Repubblica la quale prova a giocare abilmente su piani diversi per convincere che non vuole essere eversiva in toto, naturalmente, ma vuole semplicemente dare ciò che il tiranno aveva tolto, e se qualcosa toglie, per esempio la feudalità, la toglie soltanto per il popolo. Questa allusione così particolare, no, su cui rifletteranno poi i grandi esponenti della cultura repubblicana, Pagano, o addirittura, su cui si tratterà Gian Andrea di Antonellis, la stessa Leonora Fonseca da Pimentel, che distingueranno regolarmente, no, tra popolo e plebe, e poi bisogna vedere dove ti detengono, e magari si dice il popolo vero, ecco, che è quello di chi sta con noi, naturalmente, traduciamo in termini molto anche banali, ma significativi, e con quella parte che è meglio chiamare plebe, ma che non fa parte del popolo vero e che invece deve essere educata. Quindi su questo, ecco, Mario Pagano si scriveva: ma quando diciamo popolo intendiamo parlare di quel popolo che sia rischiarato nei suoi veri interessi, no? Cioè uno al quale naturalmente era stata fornita la luce, no? Quindi il comunismo d'altra parte è venuto, che sia rischiarato nei suoi veri interessi, non già una plebe assorbita nell'ignoranza. La plebe assorbita nell'ignoranza in quelle famose tre giornate aveva dimostrato il proprio tutto, per intero, il proprio eroismo, altro che ignoranza. E per la verità dobbiamo ricordare sempre che contribuì pesantemente alla sconfitta dei Lazzari, qualche cannonata che arrivò dall'alto,
Raimondo Rotondi. Raimondo Rotondi, scusate. È stato svolgendo a Isola del Liri per la strage del 12 maggio. Ci ricorda, ecco, ci ricorda un momento molto, molto triste. Lì vicino ci sarà anche alla difesa navale, ci saranno anche dei monaci che saranno scannati per niente, no? Semplicemente perché non potevano, come dire, sottostare a qualche sacrilegio. Viene pubblicata a caldo, a settembre, è già vista.
Cambiata la forza e l'intrinseca natura dei vocaboli, si è chiamata libertà una vera tirannia. Si è appellata eguaglianza in perpetua ladroneggiare da alcuni pochi. Si è chiamato il falso punto della restaurazione dei diritti dell'uomo, quest'epoca infelice in cui le prese di mira nelle sostanze e nella religione e tutta quanta l'umanità. Si annunziava il rispetto, sì, e la difesa della cattolica religione, ma si videro gli ultimi segregati del Signore deposte l'insule di chiare, involatisi a sacri chiostri, cingere usbergo e trattare l'armi alle spalle, ma si videro le verginelle di Sion unite coi depravati figli della Babilonia profana. Ora, non andrò avanti, però soltanto questo voglio dire, che Colangelo, che dedica l'opera alla regina, ecco, questo è tutto, a Maria Carolina, che vivrà ancora tre lustri, ma questo non impedisce a Colangelo di ravvisare anche le responsabilità della monarchia, e non lo dice tra le righe, lo dice nelle righe, le responsabilità della monarchia nel preparare quell'ambiente. Lo spiego, Fonseca di Mente ce lo ricorderà senz'altro, professor Di Anzio Dante Antonellis, parte che lavorava alla corte, ma questa nel 790 pubblica la traduzione in italiano di un'opera di Niccolò o Nicola, come vedete, la stessa cosa, Carmita, no? Il Nullum Ius. E questa è un'opera che segna un momento fondamentale. E allora ci sono tante responsabilità. Io non posso procedere oltre per non dare tempo agli altri oratori, ma la cosa importante è questa: il settore religioso e teologico è fondamentale davvero per la comprensione della Repubblica Napoletana. Grazie.